Corso sulle torte da viaggio, o meglio il cake de voyage, una componente per me molto importante della pasticceria perché riguarda quella parte di pasticceria che oggi tende a essere dimenticata, ma che sia a livello commerciale che a livello storico conoscitivo è veramente fondamentale per il futuro dei pasticceri. Non dimentichiamoci da dove siamo venuti per arrivare a quello che siamo oggi. Secondo me sono belle perché sono dei prodotti conviviali all'interno delle famiglie, è quel dolce che si consuma dal lunedì al venerdì a colazione, a fine di un pranzo o a fine di una cena e perché no, nel momento del tè o del metà mattinata. La torta a viaggio non è una torta che prende la valigia e parte da sola, ma è la torta che solitamente veniva considerata della gita fuori porta. Partiamo da dei plum cake innovativi, da delle crostate con frangipane, sia al cocco che alle mandorle, e dopo arriviamo ai grandissimi classici della pasticceria dei nostri nonni, possiamo dire che è la ciambella di pere, la torta di mele. E ultimo ma non ultimo, l'amor polenta, un dolce a me carissimo per la sua forma, per la sua sorpresa. C'è la sorpresa di un croccantino. Cos'è quel croccantino? È l'alimento più povero che è la polenta, e quindi porta con sé anche molta storia questo dolce.